Dunque, siamo arrivati finalmente a sporcarci un pochino le mani. Senso che abbiamo cominciato a vedere il codice delle cose che diciamo. Come al solito, però, mischiamo un pochino la teoria con le cose che diciamo e come al solito, vi chiedo scusa in anticipo per il fatto che ormai vi starete accorgendo che ogni volta a lezione vi ripeto ossessivamente sempre le stesse cose. Io credo molto nella ripetizione dei concetti, in modo che li imparate, li fissate più facilmente. Però se pensate, ma cavolo, questo ogni volta che comincia la lezione ci dice cos'è la policy evaluation, ci dice che stiamo studiando processi di decisione su questi grafi con i nodi stato, nodi azione, eccetera, avete ragione, ve lo dico continuamente, evidentemente, anche perché è importante. Allora, noi stiamo studiando come risolvere dei problemi che sono rappresentati in una maniera molto schematica e molto generale, nel senso che un sacco di problemi sono fatti così. Come sono fatti i problemi che studiamo? Sono rappresentati da degli stati discreti, degli stati a tempi discreti, nel senso che c'è il tempo 1 e succede qualcosa, e questo è lo stato in cui mi trovo. E poi noi facciamo qualcosa, un'azione al tempo 1 e questo ci porta a un tempo 2 in un altro stato. Capite cosa significa discreto, no? In questo contesto? Non tutte le dinamiche sono fatte così, no? Se pensate al volo di un aeroplano, non è che l'aeroplano muove la cloche al tempo 10, sta in un certo punto del cielo e al tempo 11 sta in un altro punto. No, l'aeroplano si muove con continuità, no? Quindi questa discretizzazione che stiamo pensando si presta bene a un certo tipo di problemi e ad altri no, ok? Però vabbè, da qualche parte bisogna pure incominciare. Questi problemi sono rappresentati, abbiamo visto, graficamente con nodi stato, dal quale possiamo fare un'azione, che è rappresentato con un tondino nero, dal quale si possono diramare tanti altri stati. Questo è quello che sarebbe un ambiente stocastico. Significa che anche se noi da qui facciamo sempre la stessa azione, questa, una volta ci capita questo, altre due volte ci capita questo, un'altra volta questo, altre due volte questo, raramente questo, no? Cioè l'ambiente risponde in maniera stocastica. Vista questa cosa che abbiamo detto, noi l'unico obiettivo che possiamo avere su come scegliere le azioni migliori, ragionevolmente, poi se ne potrebbero trovare altri, è un obiettivo che tenda a massimizzare un qualche valor medio, visto che qui queste cose possono accadere con certe probabilità che noi non possiamo cambiare, no? Questo è come risponde il mondo alle nostre azioni. Noi l'unica cosa che possiamo valutare di questa azione è un valore medio su qualche cosa di qua. Ok? Tutti questi problemi sono caratterizzati poi dal fatto di avere associato a ogni transizione azione, ogni volta che io dal nodo azione vado in un nuovo stato, a ognuna di queste transizioni è associata una certa ricompensa. No? R1, R2, che ovviamente accade anche lei con probabilità, nel senso che se questo stato qui accadeva con probabilità uguale 0,6 e questo stato qui con probabilità uguale 0,4, analogamente anche questa R1 accade con probabilità 0,6 e questa R2 accade con probabilità 0,4. Ok? Diciamo che lo stato nuovo al tempo t più 1 e la ricompensa al tempo t più 1, una variabile aleatoria rappresentata da una distribuzione di probabilità congiunta, che è quella che caratterizza il nostro ambiente. Okay? Questo tipo di rappresentazione degli ambienti e dell'interazione con un agente, che saremmo noi, tramite queste azioni e tramite queste probabilità di transizione, si chiama Markov Decision Process. In tutta questa dinamica, noi, il nostro compito è scegliere queste azioni nel modo migliore possibile. Come vi ho detto, prima di sceglierle nel modo migliore possibile, dobbiamo fare un passettino che si chiama
valutare come le sto scegliendo adesso. Ok? Cioè sceglierle nel modo migliore possibile, noi lo facciamo come? Prima proviamo a scegliere le azioni in un certo modo, vediamo se ci va bene o male e se ci è andata male le cambiamo in una maniera intelligente da vedere, in modo che ci vada un po' meglio. Ok? Quindi in particolare quello che vi sto dicendo adesso, vi sto giustificando il fatto che possa essere utile valutare la nostra scelta fissata di azione prima di decidere come cambiarla, ok? E abbiamo detto un modo per valutare quanto vale una policy, cioè la policy è il modo in cui scegliamo le azioni, uno di questi modi è un algoritmo che abbiamo visto e che si chiama policy evaluation, che si basa essenzialmente sul fatto che il valore della vostra policy, il valore pi greco della vostra policy, è un punto fisso di una certa funzione, e questa funzione è data dall'equazione di Bellman, e i punti fissi di una funzione, quando la funzione è carina e fatta bene, e questo è il caso dell'equazione di Bellman, frase che andrebbe dimostrata, insomma, ci sono 3-4 paginette di dimostrazione per istanziare questa frase che sto dicendo, questa funzione qui è una contrazione e quindi permette di trovare il punto fisso con un algoritmo iterativo, che funziona come? In una maniera abbastanza, diciamo, intuitiva. Se io prendo un certo v con 0 e poi uso f per costruire v con 1 e poi metto questo v con 1 qui dentro e lo uso per costruire v con 2 e poi metto v con 2 qui dentro e lo uso per costruire v con 3 e così via, alla fine ottengo una successione v con k che tende, per il fatto che f è una contrazione, per un teorema che si chiama del punto fisso, tende proprio alla funzione valore che stiamo cercando. Ok? Questo algoritmo quindi che approssima la nostra funzione valore con il limite della funzione v con k, diciamo, con il limite di v con k per k che tende a infinito, questo stimatore qui della nostra funzione valore è quello che si chiama in termini di algoritmo policy evaluation. Ok? Ed è quello che abbiamo visto l'altra volta e abbiamo visto anche il codice per farlo. Una volta che abbiamo il valore della policy, facciamo quello che si chiama miglioramento della policy greedy. Ve lo ricordate un po'? Qualcuno di voi vuole provare a dirmelo almeno a parole? Come funziona questo miglioramento greedy? Cioè, come trovo una policy migliore di pi greco quando ho v pi greco? Noi avevamo fatto l'esempio sul mondo griglia che andavamo a selezionare appunto quelli che avevano valore più alto. Esatto, però quell'esempio l'abbiamo fatto perché poi abbiamo detto come si fa in generale. Vediamo se lo ritroviamo, quell'esempio. Allora, no, ve l'avrò fatto da queste parti e dopodiché vi ho detto scegliere la cosa che viene di più significa scegliere tra questo qui vi ricordo è il Q value nello stato A della vostra, scusate, nello stato S dell'azione A. Quindi se voi sapete che la vostra azione A vale, che so, 18, insomma quello che avevamo visto nel mondo griglia, e un'altra azione vale 19, non c'è motivo di sceglierle ancora in maniera probabilistica, no? Scegliamo l'azione argmax, l'azione greedy. Argmax è solo un parolone matematico per dire tra tutte le A prendiamo quella che rende massima questa roba qui. Ok? Quindi a questa domanda che vi ho fatto qui, la risposta sarebbe, sapendo che avendo vp greco, come si trova l'azione migliore? Si calcola prima qp greco di SA per ogni A,
Ok? E questo significa fare un passo forward, fare one step looking forward. Cioè sto guardando un passo avanti per calcolare il valore della mia azione. E poi di tutti questi valori che ho trovato, prendo l'azione che me lo rende massimo. Questa parolina qui non vorrei che passasse in sordina, è importante, quindi magari ve la spiego qui con un disegnino. Allora, noi stiamo supponendo di avere VP greco, ok? Abbiamo VP greco. Abbiamo VP greco, ragazzi, vi ricordate? VP greco è una funzione sugli stati, ok? Significa abbiamo VP greco di S per ogni S. Ok, il VP greco erano quei valori che erano nelle caselline del mondo griglia, no? C'era qui 14, 22, non mi ricordo cos'altro. Li ricordate, no? Questi numeri qui. Questi erano i valori degli stati. Tutto insieme, tutti questi numeri sono la funzione valore. Ok, io scrivo abbiamo VP greco, ma non significa abbiamo un numero. Il valore di una polis non è un numero, ok? Il valore di una polis è una funzione. Infatti, la terminologia completa e lunga è funzione valore. Ok. Bene, se noi abbiamo questa funzione valore, quindi il valore di VP greco su ciascuno stato S, cosa significa guardare avanti un passo? Significa questo. Io sono in questo stato, chiamiamolo S, ok? E voglio sapere che azione fare. Come fate? Provate a dirmelo adesso qui, in modo che io vi seguo col disegno. Siete qui in uno stato, avete il valore per tutti gli stati, ok? Non solo per questo S, ma per tutti gli stati. Cosa fate per trovare l'azione migliore da fare operativamente? Vediamo gli stati che abbiamo vicini. No, non ci sono stati vicini. Tu da uno stato puoi fare un'azione, nient'altro, non ci sono stati vicini, ok? No, prendere l'azione che massimizza Cosa? Provate la funzione di valore medio. a dire, vedete che ci manca qualcosina, c'è una cosa, ditemelo in maniera operativa, come lo vedo, la funzione che massimizza, tu c'hai VP greco di S, quindi cosa faccio? Calcolo No, no, VP no, ho greco su tutti i punti? detto l'azione che massimizza. Ok, e quindi come lo vedi se l'azione, cioè cosa fai? Fai l'azione. Sì, quindi vuol dire che per ogni azione guardiamo un passo avanti, come abbiamo detto prima, e prendiamo l'argomento Esatto. massimo. Quindi prendiamo, diciamolo in maniera algoritmica, prendiamo un'azione, la prima, no, le azioni sono finite, quindi diciamo le prendiamo, sono 10, le prendiamo da 1 a 10. Prendiamo la prima, cosa fai? La fai, ok? Da questa azione cosa succede? Noi abbiamo tante cose che possono accadere, tutte queste cose ci danno sia le ricompense, sia gli stati, ok? E per ciascuna di queste cose che succedono, io devo guardare la ricompensa e lo stato. Ok? A questo punto, quando guardo questa ricompensa e questo stato, che accade con una probabilità, accade con la probabilità di avere questa ricompensa e questo stato, a partire, lo stato S primo, a partire da quello stato S, data e fatta l'azione A. Vi ricordate, no? Questa notazione qui. Comunque questo è un numerino tra 0 e 1, è la probabilità che accada questo. Diciamo che la ricompensa ti è venuta 10 e il valore dello stato in cui arrivi è 20. Quindi diciamo R1 uguale 10 e il valore dello stato in cui arrivi è 20. Che cosa fai adesso? Cosa ti segni? Il 20, andiamo a vedere il valore Il 10 medio che abbiamo. no? Il fatto che ti è venuta la ricompensa 10 non lo conti? E No. invece sì. Perché lo dovresti buttare? Scusa, è una ricompensa, conta. Scusa, mettiti viene qui un valore 2000, quindi un valore molto alto, che dici, cavolo, buono, ma una ricompensa di meno 1 milione. Ah, vabbè, ma è già considerata all'interno, ma di quel 2000, quel meno un milione. No, no, attenzione, il 2000 lo faccio qui. Questo stato qui ha un valore, il suo valore, quello che succede dopo. La ricompensa è successa adesso, qui, a
all'ingresso dello stato, non all'uscita. Ok. Questa ricompensa è quella che entrerebbe nel valore di questo stato. Ok? Ma tu adesso vuoi valutare il valore di ciascuna azione, quindi ti stai chiedendo quant'è il valore di questa azione. Ti torna? Perché io adesso sto pensando al miglioramento della policy, quindi sto dando per scontato che abbiamo già tutti i valori medi per ogni stato. Però ce li abbiamo, sì. I valori medi per ogni stato ce li abbiamo. E come la migliori la policy è quello che stiamo cercando di capire. Mi hai detto che prendi ciascuna azione... Compiendo esatto. L'azione tra tutte le azioni dobbiamo compiere l'azione che ci porta nello stato che ha valore medio più, che ha argomento di valore medio più alto. No, attenzione, allora tu puoi fare questa azione o quest'altra, questa è una scelta tua, ok? Tu puoi scegliere l'una o l'altra, ma non mi puoi dire faccio l'azione che mi porta nello stato col valore più alto, perché quello che succede qui tra l'azione e lo stato non lo governi tu, capito? Non c'è un'azione che ti porta nello stato col valore più alto. Perché un'azione ti porta aleatoriamente in stati diversi e magari questo stato vale 10 alla sesta, facciamo che è il più alto, ma questo vale meno 1000. E se tu fai questa azione, non puoi dire faccio questa azione che mi porta qui. Sì, no, ho sbagliato, esatto. È l'azione che è il valore medio, sì, giusto. Okay. Però quello che tu hai calcolato è il valore medio degli stati, e questo è il problema. Quindi adesso devi calcolare il valore medio dell'azione, se esatto, preferisci. Sì. Ok? Quindi quello che dobbiamo fare adesso è esattamente così, cioè questo punto di vista può andare bene. Noi facciamo questa azione, vogliamo calcolare il suo valore medio. Qual è il valore medio di questa azione? È il valore di le cose che possono accadere pesato dalle loro probabilità. Quindi dovrò prendere la probabilità che accada S' e R, dato che sono partito da S e ho fatto l'azione A, questa azione la chiamiamo A, questa probabilità moltiplica che cosa? La ricompensa che ho ottenuto più il valore dello stato in cui sono finito, il valore di S'. Sei d'accordo? Sì. Questo è il singolo valore di questo ramo qui, già pesato con la probabilità. Ok? Sì. E se adesso voglio aggiungerci questo ramo qui, pesato con la sua probabilità, sommerò anche questo. Quindi qui faccio una somma, dove la somma è fatta su cosa? Essenzialmente su tutti gli S'. Ok? E siccome in questa rappresentazione S' e R accadono sempre contemporaneamente, abbiamo detto non succede che da un'azione si va nello stesso stato con ricompense diverse, questo R in realtà si può anche non mettere, no? E la probabilità è la stessa, cioè P di S' R è uguale a P di S' quando non c'è questa particolarità che si trova essenzialmente nei multi-arm bandit. Questa roba qui, che abbiamo appena scritto, come vedi, è una cosa che dipende da questa azione A, e quindi, e dallo stato S, ovviamente, l'azione è collegata allo stato, e quindi è una cosa che rappresenta esattamente il valore della coppia SA. Quindi quello che facciamo è guardiamo avanti un passo, vediamo che ricompensa viene, vediamo in che stato arriviamo con quella ricompensa, vediamo, è una parola un po' sbagliata, nel senso che vediamo tutte le possibilità, vediamo fa pensare che facciamo esperienza e guardiamo cosa è successo quella singola volta, no? Invece noi guardiamo il modello, guardiamo le probabilità e tutte le possibili outcome, tutti i possibili esiti di questa azione li pesiamo per la relativa probabilità. Capite che qui c'è un problemino, dobbiamo avere queste probabilità. Quelle che abbiamo detto che non controllate voi, che sono dell'ambiente, dobbiamo averle. Questa osservazione sarà importante poi, perché a un certo punto nei problemi veri queste probabilità noi non ce le abbiamo. Però per ora diciamo che ce le abbiamo.
questo che abbiamo fatto è stato guardare avanti un passo e abbiamo calcolato QP greco di SA. Poi calcoliamo QP greco di S un'altra A, quella che viene dopo, questa magari era A1, adesso calcoliamo di A2 e così via. Alla fine di questi valori, che se vuoi, hai ragione, sono valori medi anche loro, no? Vedi, sono una somma pesata con probabilità, quindi sono valori medi. Di questi valori medi prendiamo il massimo e di questo massimo non siamo interessati al suo valore, ma all'azione che ci dà questo massimo. Ok? Allora, questa cosa si chiama miglioramento della policy greedy, ok? Ricordatevelo come è fatto, perché sarà praticamente quello che useremo sempre. Mettere insieme queste due cose, quindi prima valutare la policy con questo limite e poi, quando abbiamo questo valore, fare questo miglioramento greedy, prende il nome un altro algoritmo che si chiama iterazione di policy, policy iteration. Ok? Il cui codice, se volete, è questo. Notate che in questo codice c'è prima di tutto policy evaluation, cosa già fatta, quindi c'è il codice di prima, ok, che qui non ripetiamo, e poi c'è il miglioramento della policy. Che cosa fa questo miglioramento della policy? Intanto vedete subito che c'è un ciclo che questo miglioramento della policy lo fa finché una certa variabile che si chiama policy stable non è true, cioè finché la policy non smette di migliorare. Quindi questo non è solo il policy improvement, è il policy improvement ma fatto tante volte finché la policy non smette di migliorare, cioè finché abbiamo finito e abbiamo la policy ottimale. Ok, infatti questo non è il codice del policy improvement, che non avrebbe codice, no? Il codice del policy improvement è solo calcolare delle quantità e prendere l'argmax. Questo è il codice della policy iteration. Quindi come funziona? Beh, prima di tutto vediamo qual era l'azione che facevamo prima e chiamiamo l'azione vecchia, old action. Ok? Poi calcoliamo la nuova azione che faremo adesso, cioè vedendo tutti questi numeri, che sono il one step looking forward, prendiamo l'argmax. Questo argmax è l'azione che dobbiamo mettere, chiamare come pi greco di S, no? Perché l'azione deterministica, quindi la policy, è una mappa dallo spazio degli stati nello spazio delle azioni. A ogni stato la policy dice qual è l'azione da fare, quella migliore di tutti, no? Vedete, non ci sono più le probabilità. Questa è un'azione, è una policy deterministica. Adesso io dico, guarda, se la mia azione di prima è cambiata, cioè se facendo l'azione greedy faccio un'azione diversa da quella che sceglievo prima, allora vuol dire che la mia policy sta cambiando, quindi policy stable, la variabile policy stable, la mettiamo a falso, ok? E adesso non tornerà più a true in questo ciclo. Per tornare a true dobbiamo uscire da questa passata di stati. A questo punto, quando siamo fuori, se non abbiamo mai raggiunto quella linea in cui ci viene detto che la policy non è stabile, è cambiata, se non l'abbiamo mai raggiunta, quindi la policy stable è ancora true, allora fine. Return è l'istruzione che termina tutti i cicli, esce fuori e mi dà la funzione valore e la policy, mi dà direttamente tutte queste cose, sono quelle ottimali, altrimenti ritorna al passo 2. Passo 2 e non passo 3, perché prima di tutto devo rifare la valutazione. Siccome abbiamo detto che la policy è cambiata, devo vedere quanto vale questa nuova policy. Ok, vi è chiaro così? Avete domande su questo pseudocodice? Perché adesso lo vediamo come codice vero. No, per me è chiaro, prof. Ok, allora, andiamo qui.
questo, questo. Ok, allora questo è il codice che volevo farvi vedere. Prima devo un po'. Allora, questo era Colab. Ho cambiato le directory e quindi adesso tutta questa roba va rivista. Colab Notebooks didattica GIM. Jim. Ok, sembra andato. Ovviamente anche questo va cambiato, non che serva, però ok. Allora, come prima cosa istanziamo l'ambiente GridWorld. Okay, che abbiamo importato qui. L'ambiente GridWorld è in questa directory che sto importando. Se ne trovano vari su internet, okay? Io ne ho scelto uno che mi sembrava fatto bene. Poi, preso dall'esercizio della policy evaluation che abbiamo visto l'altra volta, quindi questo codice non lo stiamo a riguardare, comunque quello che fa l'iterazione su quella equazione di Bellman, no? VK più 1 uguale F di V con K, e la fa qui. Se vi ricordate, questo era il passo che calcolava quel nuovo valore in maniera incrementale. Questa funzione valore la eseguiamo. Quindi adesso, quando scriviamo policy eval e dentro ci mettiamo una policy e un ambiente. Il resto non serve perché ha due valori di default, no? Il discount factor e il theta. Quando ci mettiamo dentro almeno una policy e un ambiente, ci viene restituita la funzione valore. Tutto questo è tabellare, quindi la policy dovrà essere una tabella e la cosa che ci viene restituita è una tabella. Il formato della policy accettato dall'algoritmo è scritto qui nell'help, ok? Deve essere, come vedete, una matrice di tipo S per A, cioè S righe e A colonne, dal che capite che gli stati sono su ciascuna riga, invece su ciascuna colonna ci sono le azioni. Ok, a questo punto facciamo l'algoritmo di improvement. Come è fatto questo algoritmo? Allora, leggiamolo un attimo. Beh, questo è l'improvement, ok? Fatemi vedere un attimo se è improvement o iteration. Ok, sì, questo in realtà è chiamato improvement, ma questo è l'algoritmo completo di policy iteration, ok? Il policy improvement, ripeto, sarebbe una singola riga, quindi spesso l'algoritmo policy iteration si chiama in realtà col nome del singolo passo che fate di improvement, però secondo me è un po' impreciso, questo si dovrebbe chiamare policy iteration. E, che cosa prende come argomenti? Beh, come argomenti non deve prendere una policy, vi è chiara questa cosa, perché il miglioramento della policy parte da una policy qualunque, ok? Quindi non gliela dobbiamo dare noi. E la migliora continuamente. Vi è chiara, no? Questa cosa. Quindi l'unica cosa che gli diamo è l'ambiente GIM, che è quello sul quale facciamo il conto. Ovviamente gli dobbiamo dare anche una funzione che
faccia la valutazione della policy. E quindi gliela diamo qui. In realtà il default è quella che abbiamo definito prima, però volendo potremmo scrivere un'altra funzione che calcola il valore della policy, no? In maniera diversa. E ritorna, cosa deve ritornare? Una tupla, cioè una coppia, in cui il primo elemento è la policy, immagino sempre nella forma tabella, nella forma matrice, di dimensione S per A, e il secondo elemento di questa tupla è la funzione valore, che quindi sarà presumibilmente un vettore, no? Una lista che per ogni indice che rappresenta lo stato vi dice quant'è il valore di quello stato. Ok? E qui c'è scritto quello che vi ho detto, insomma, che cosa sono la policy e che cos'è V. Allora, questa funzione è un po', chiamiamolo un helper, no? Nel senso una funzione che, vedete, non è ancora cominciato l'algoritmo, una funzione che fa qualcosa. Che cosa fa una funzione che si chiama one step look ahead? Beh, calcola il valore di ciascuna azione in un dato stato. Esattamente un po' quello che abbiamo detto prima, no? Voi gli date uno stato e lui cosa fa? Fa il passo avanti di guardare avanti un passo. Quindi da questo stato fa un'azione, vede quanto vale e lo memorizza. Poi prende un'altra azione, vede quanto vale e la memorizza. Prende un'altra azione, vede quanto vale quest'altra azione e memorizza questo valore. Quindi alla fine cosa vi restituirà? Immagino un vettore, una lista che avrà lunghezza quanto il numero di azioni, no? Perché se in questo vostro ambiente, in ogni stato, si possono fare 20 azioni, quando lui gli date in pasto uno stato a questa funzione, vi deve restituire 20 numeri che sono i 20 Q-value di quelle azioni in quello stato. Ok? E quindi infatti vi ritorna questo vettore. Notate che questo vettore dice contiene il valore atteso di ciascuna azione, perché come vi ho detto, quando faccio l'azione, poi le cose che accadono vanno pesate con le loro probabilità. E il calcolo di questa cosa come fa? Beh, prende tutte le azioni possibili, no? E ciascuna di queste azioni la esegue, cioè fa un ciclo for che dice, guarda, nello stato, quello stato che ci è stato dato come input di questa funzione, vedi, dimmi ambiente, qual è la probabilità di avere questa azione qui. Quali sono le probabilità degli stati che ottengo quando faccio questa azione qui? Quindi questa roba qui, questo env.p, che cosa fa? Vi ricordo, vi dà il modello, vi dà le probabilità che ottenete dallo stato state facendo l'azione A. Non so se è chiaro, ve lo ripeto col disegno. Quindi siamo nello stato che lì nel codice è chiamato state e abbiamo fatto questa specifica azione A. Che cosa ci restituisce env.p di state? Quindi env.p è una lista, ci sto mettendo dentro un numero, da questa lista mi tira fuori qualcosa, che però poi ci metto altre parentesi quadre, quindi questa lista è ancora una lista, ok? E quindi la lista iniziale in realtà era una matrice, se volete, ma pensatela così, alla prima parentesi quadra dite, to era una lista il mio oggetto, quali sono i suoi elementi? To, ci ho messo ancora roba dentro la parentesi quadra, quindi i suoi elementi sono ancora liste, ok? E adesso c'è un ciclo che dice for roba in qui dentro. Quindi vuol dire che questa cosa che viene fuori adesso è a sua volta una lista. Che lista è? Beh, facendo questa azione A nello stato, io posso ottenere, non so, facciamo 4 nuovi stati? Bene, questa lista qui conterrà, in questo caso, per ciascuno di questi nuovi stati, conterrà, non so se è una lista o un dizionario, ok, comunque conterrà qualcosa. Al primo posto ci saranno le cose che ci serve sapere di qua. Prima di tutto,
ci sarà la probabilità, questa qui, P1, ci sarà la ricompensa, R1, ci sarà lo stato, S1, ok? Tutte le cose che possono accadere qui. E direi basta, e ci sarà il fatto se è terminale oppure no, ok? E poi un altro elemento, quindi vedete, ciascuno di questi elementi a sua volta contiene quattro cose, è una tupla probabilmente con quattro componenti. Il secondo di questi elementi sarà, conterrà la probabilità seconda, quella qui, P2, e contestualmente la ricompensa 2 e lo stato 2, e anche questo, terminale, true o false? Ok, T sta per terminale, non per true, ovviamente. Ok, e così via. Quindi riguardiamo il codice, e quindi vedete qui c'è for questa tupla, prob next state reward done, queste sono le quattro cose che ci vengono date da quella lista. Quindi cicliamo su queste, su questa probabilità, questo next state, questa ricompensa e questo stato terminale sì oppure no. E ciclando durante questo, questo giro, ogni volta che ne prendiamo uno, facciamo quella probabilità che abbiamo visto per il reward che abbiamo incontrato più il valore del, dello stato che ci viene dato. Ok, quindi vedete, questo calcola sempre in maniera incrementale, ormai avete capito che si fa sempre così, calcola il valor medio di tutte quelle cose che possono accadere facendo quell'azione. E quindi alla fine, la cosa che c'è alla fine di questo ciclo for interno è il valore di quella specifica azione. Ok? Tutto questo lo fa per ciascuna azione. E ogni volta mette in una lista il valore di quell'azione, no? Questa lista sorprendentemente si chiama A maiuscolo. Quindi A maiuscolo è una lista che al posto 1 conterrà il valore dell'azione 1, al posto 2 il valore dell'azione 2 e così via. Valore dell'azione in che stato? Beh, lo stato che era l'input della vostra funzione. Ok? Quindi, riassumendo adesso, questa funzione è una cosa che vi aiuta, un helper appunto, vi aiuta a fare un pezzo in maniera modulare di quello che dovrete fare dopo. Siccome dopo, in quell'algoritmo che abbiamo visto, voi continuamente dovrete prendere uno stato e dire da questo stato quanto valgono tutte le azioni, così lo potete vedere, ok? Lo date in pasto a questa funzione. Adesso il nostro algoritmo deve partire con una policy. Scegliamo una policy a caso. Ok? Questa è una policy casuale, nel senso proprio caso uniforme. Se guardate bene cosa c'è scritto, prende una matrice di uni e poi però divide tutti questi uni per il numero di azioni. Che significa quindi che questa matrice vi rappresenta la policy uniforme. In ciascuno stato questa policy sceglie una delle varie azioni possibili con probabilità uniforme. Ok? A questo punto cominciamo il ciclo. Solito while true, perché vi ricordate, il ciclo uscirà non quando finisce un certo numero di iterazioni, come sarebbe se fosse un ciclo for o con qualche contatore, ma uscirà quando la variabile booleana policy stable diventerà false, rimarrà true, scusate. Quindi cominciamo. Beh, prima di tutto il vostro algoritmo ha bisogno di cosa? Cos'è questo? Provate a dirmelo voi. Sarebbe fare il calcolo del valore della policy. Esattamente, il vostro algoritmo parte, prende una policy, prima di tutto ne calcola il valore e poi fa un po' di altre cose che adesso vediamo. Sì. Queste altre cose che adesso vediamo tireranno fuori un'altra policy della quale poi di nuovo dovrà calcolare il valore. Ok, questo è un while true e quindi quando finirà questo ciclo lui ritorna qui. E quindi calcolerà il valore policy val function di policy. Quindi
spoiler, immagino che a un certo punto questa policy verrà cambiata, quindi a un certo punto del codice ci sarà policy uguale, ok? Perché se no, policy sarebbe sempre questa uniforme e quindi quello calcolerebbe sempre lo stesso valore, no? Chiara Sarebbe il punto questa cosa? 2 dello pseudocodice che abbiamo visto prima. Il punto 2, esatto, il policy eval, questa funzione qui, è il codice che abbiamo visto l'altra volta e nello pseudocodice di poco fa è il punto 2, esattamente. E questo while true prima era go to 2, no? C'era alla fine, invece di esserci while true. Ovviamente lo pseudocodice è pseudo. Se la policy cambiava oppure no. Esatto. Allora, intanto mettiamo policy stable uguale true. E appena decidiamo la nuova azione da fare, vediamo se è uguale a quella vecchia e se lo è, non facciamo niente a questa variabile, ma appena l'azione nuova è diversa da quella vecchia, policy stable diventa false. Ok? Quindi noi ci fermeremo soltanto quando facciamo un passaggio di miglioramento e non abbiamo migliorato niente. A quel punto è inutile continuare, perché se ci pensate anche il passaggio successivo non farebbe niente, a quel punto vuol dire che ci siamo fermati. Ok, cominciamo quindi a fare il solito ciclo, questa cosa si chiama sweep, ok? La passata su tutti gli stati, forse ve l'ho detto, comunque ve lo ridico, è una sweep su tutti gli stati, credo in italiano lo tradurrei una passata su tutti gli stati, però è un termine direi quasi tecnico che si trova spesso questa parola, quindi ve la dico. Bene, noi abbiamo una policy, giusto? Quindi come prima cosa vediamo qual è l'azione migliore che prenderei con questa policy, ok? NP argmax. L'argmax su una lista, perché policy di S è una lista che contiene le probabilità delle azioni, che mi dà la policy da scegliere nello stato S. Argmax cosa mi prende? Vede qual è la probabilità massima, no? E prende l'indice corrispondente. Siccome le azioni sono numeri, se noi le pensiamo come numeri da 0 in poi, l'indice di questa lista è esattamente l'azione da compiere, no? Quindi argmax, che mi dà l'indice di questa lista, mi dà in realtà l'azione da prendere. Sto dicendo semplicemente che prendo l'azione con la probabilità maggiore. Ok? Quindi attenzione, questo non è l'argmax che mi dà l'azione che vale di più. Ok? Qui sto dicendo che prendo l'azione con la probabilità maggiore per adesso. E vediamo un attimo come andiamo avanti. Beh, intanto calcolo i valori delle azioni. Come? Beh, c'ho questa bella funzione prima, no? Quindi faccio un passo di guardata avanti, una step look ahead, e vi ricordate cosa fa questa funzione, no? Prende lo stato S e mi restituisce i valori Q-value di tutte le azioni nello stato S. E qui attenzione, questa è la best A. Best A cosa fa? Prende su tutti questi Q-value, action values sono i Q-value delle azioni, prende l'argmax. Quindi è qui che scelgo l'azione che mi sceglie che mi dà il Q-value più grande, ok? Questa è la linea di improvement, se volete. Questa tecnicamente qui è l'improvement. Ok, e a questo punto aggiorno la policy. L'aggiorno la policy in che modo? In maniera greedy. E uso quella azione di prima per vedere se sono migliorato. Ok, quindi dico, ma la mia best A che ho scelto è diversa da quella che avrei scelto prima? Ok? Se lo è, entro dentro e immediatamente dico policy stable è false. E questo è quello che accadrà più spesso, no? Che policy stable diventa false. A questo punto la policy nel mio stato devo cambiarla. Vi ricordate, vi avevo detto che l'avrei cambiata.
come la cambio? Cosa fa questo metodo occhio? Sapete che cosa fa? Mettiamola così, la policy qui quanto deve essere? Ora che avete visto che so che in esse è l'azione 3. Qua valoreremo in probabilità della manipolazione. Esattamente, quindi ricordati che la policy è rappresentata con una lista di numeri, no? Che sono le probabilità. Quindi mi stai dicendo che questa lista dovrà essere fatta come? Se abbiamo una policy con quattro azioni e questa è l'azione A1, 1, 0, 0, 0. Esatto, in generale direi questa lista deve essere fatta da tutti i zeri tranne uno nella posizione corrispondente all'azione, no? Apprezzo la concretezza di dire se abbiamo quattro azioni e l'azione che abbiamo scelto è la prima, allora è così, si capisce anche bene se vuoi. Però questa è una cosa molto semplice che non è faticoso da dire anche in generale, no? La lista è una lista di lunghezza quanto il numero di azioni. Questa lista deve avere tutti 0 tranne un 1. E questo è esattamente quello che vi fa questa funzione. Ok? Vi fa questa... fare... sì? Un dubbio che in realtà poi è anche l'iterazione che lo risolverebbe, però ad esempio noi, nel nostro esempio, noi avevamo quattro probabilità che erano le stesse, quindi nel primo passo, appena sotto il for, a caso viene scelta quale probabilità, quale azione svolgere, no? Perché hanno la stessa, perché l'argomento massimo della policy è 0,25 per tutti. Cioè, quell'argmax policy è la probabilità, cioè lei prima ha detto che è la probabilità dell'azione, ma nel nostro caso sono tutte 4, 0, 25. Ok, quindi al primo passo. Stai chiedendo l'argmax come risolve i pareggi, quando ci sono due o più cose che hanno lo stesso valore? Esatto. Ok, io credo che non scelga a caso, ma sceglie il primo di queste. Però questa è una, cioè l'argmax di Python, in questa versione di Python, che potrebbe anche cambiare, sceglie il primo. Potrebbe tranquillamente scegliere il secondo, l'ultimo potrebbe scegliere a caso. Probabilmente il primo è la scelta più veloce, no, da implementare. Ok. Ok? E quindi sì, effettivamente questo choose null primo passo, siccome la policy era determinista, era probabilistica con probabilità uniforme, questo argmax sceglie sceglie una a caso, in questo caso in realtà sceglie la prima. Tieni presente che questa cosa vale, questa cosa che tu stai dicendo, che magari ti sta lasciando un po' perplesso, no? Dici, ma allora sceglie sempre la prima. No, perché al passo successivo la tua policy è deterministica e quindi questo argmax sceglie esattamente l'azione che tu avresti scelto con la probabilità. Ok? Perché da adesso in poi il policy di S sarà un vettore con tutti 0 tranne un 1. Ti torna? In realtà mi sto pensando che quell'argmax non sia sia proprio il valore, anche perché noi qui già conosciamo qual è il valore di quella policy, no? Per ogni azione. Sì, questo argmax non è la probabilità, questo argmax è la probabilità è max, argmax è l'indice che ti dà quel max. Esatto, che quindi solo se abbiamo due azioni che hanno lo stesso valore, hanno lo stesso valore medio, allora a quel caso prende il primo. Lo stesso valore di probabilità, qui sto prendendo l'argmax sulla policy, non su il loro valore. È quello che vi ho detto prima, questo argmax, se è questo che stai guardando, non c'entra con l'argmax che prende il Ok, valore più ma grande. allora no, non capisco, ce l'abbiamo già fatta la policy evaluation noi, quindi in realtà già meglio sappiamo qual è La policy l'azione. l'abbiamo fatta qui. Ok, all'inizio del true, come prima cosa, facciamo la policy evaluation e la mettiamo dentro V. Ok? Poi scegliamo uno stato, prendiamo il primo, ok? E adesso, come prima cosa, ci mettiamo da parte l'azione che
avremmo fatto con questa policy? Qui vedi, non c'è V, non c'è niente, c'è solo dimmi che azione faccio con questa policy al Ok, momento. quindi poi vediamo se è migliore parte del ciclo, ok, è Mi chiaro, è serve chiaro. esclusivamente qui, quel choose an A, se vedi, si usa solo qui. Per Ok. vedere se l'azione che avrei fatto prima è diversa. Scusate, se l'azione che avrei fatto prima è diversa dall'azione che sceglierò adesso. Solo qui. E nello pseudocodice questa... Dov'è? Questo old action, questa parte qui. Ok? Questa è la vecchia azione. Bene, mentre invece l'argmax, quello importante, ripeto, è questo qui, che vedi in questo caso viene fatto sugli action values, quindi sui valori azione che abbiamo appena calcolato. Ok? Sì, ok, Devo correggere. perché il dubbio che Ok, dimmi. avevo io è che noi potevamo anche saltarlo quel passaggio. Il problema è che se lo saltiamo ma non sappiamo mai quando abbiamo finito di migliorare. Era questo il Esattamente, dubbio cioè, che per avevo. cui dici, questo qui è inutile, per calcolare l'azione greedy è inutile, hai ragione, però non sapremo quando fermarci. Esatto, ok, Se era tu questo che non capivo, potresti ok. trasformare il ciclo, invece che while true, potresti trasformarlo in un ciclo che dura 10.000 passi, no? A quel punto ti terminerebbe dopo 10.000 passi, però capisci che è molto inefficiente, Sì, perché sì, sì. può capitare che dopo 3 passi è già stabilizzato, può capitare viceversa che dopo 10.000 passi è ancora molto lontano dalla policy ottimale. Dicevo che voglio correggervi con un errore che ho fatto adesso, ho visto guardando un attimo l'EL. Questo i vi dà una matrice due-dimensionale, cioè una matrice classica, diagonale, che ha 1 sulla diagonale e 0 dall'altra parte, quindi se volete vi dà la matrice identità, ok? Di che dimensione? La matrice quadrata di dimensione il numero delle azioni. Quindi attenzione, quando noi prendiamo di una matrice un certo elemento, che cosa stiamo prendendo? Stiamo prendendo una sua riga, no? L'elemento 3 di una matrice è la terza riga. Quindi se noi sappiamo che la nostra azione migliore è la numero 7. Guardate un po' che cosa, diciamo, questa è poi una cosa di implementazione. La nostra, diciamo, best, diciamo che la nostra azione migliore è la numero 7. Ok? Quindi voi che cosa volete? Volete che la vostra policy in questo stato S sia il vettore, scusate, invece che 7 facciamo la 2, così facciamo prima. Siccome è la 2, voi volete che il vostro vettore che vi dà le probabilità delle azioni nello stato S sia fatto come 0, 0, 1, 0, 0 e a seconda di quante azioni abbiamo. Ok, lo volete così. Come lo costruite questo? Allora, diciamo le azioni sono, abbiamo detto, 7. No? Perché queste sono le loro probabilità nello stato S. Voi costruite una matrice 7x7 che ha tutti 1 sulla diagonale. Quindi scriviamola 1, 0, 0, 0, 0. Sentite, facciamo 5, ok? Se no, non finiamo più. Quindi le azioni sono 5. Quindi voi costruite una matrice 5x5 fatta così. Questa è la matrice occhio, quella che viene costruita con la funzione occhio. Ok? E adesso dite, di questa matrice io prendo l'elemento best, cioè prendo l'elemento 2, cioè prendo la seconda riga. E quindi quello che vi viene, ah scusate, ovviamente la seconda riga non è quella che ho segnato perché è sempre pitoniana la cosa, quindi la seconda riga parte da 0 è questa, e quindi vi viene fuori esattamente quella che volevate. Ok? Vi torna. Sì. Questi sono dettagli implementativi, ok? Magari in altri momenti ve li lascio anche a voi da capire. Ecco, si tratta solo di conoscere questa funzione qui e come potete immaginare questa roba la potete fare in 10 modi diversi e non c'è modo giusto o sbagliato, capito? Ci possono essere i modi più veloci, meno veloci, eccetera. Comunque a questo punto abbiamo
la nostra nuova policy nello stato S. E vi ricordo che gli stati li guardiamo tutti. Quindi facciamo una passata. Quando questa passata è finita, e quindi l'indentazione, vedete, finisce, quindi finisce il ciclo, finisce qui, controllo se per caso la policy è cambiata. O meglio, qui controllo se la policy è rimasta stabile. Quindi se policy stable è rimasto true, vuol dire che questa condizione non è mai successa. Quindi non è mai successo per tutta la passata che la best action fosse diversa dall'azione che avrei scelto altrimenti, che avrei scelto prima. Quindi se non è mai successa questa cosa, vuol dire che la policy non è cambiata. Solo in quel caso finisco, esco dal while true e restituisco la mia policy insieme alla funzione valore. Ok? E va bene, questo adesso lo guardiamo, diciamo, su questo mondo griglia c'è veramente poco da vedere. E, come al solito, la applichiamo come? Questa funzione si chiama policy improvement e gli dobbiamo passare un env. Env è quello che abbiamo istanziato all'inizio. Glielo passiamo qui e la nostra funzione ci ritornerà la policy e il valore. E quindi dopo io stampo la policy e stampo il valore. Come al solito li riformatto, siccome è un mondo griglia, no? Li riformatto in maniera tale che si vedano sulla griglia. Allora, e questa è la funzione valore. Scusate, questa è la funzione valore, questa è la policy. Ok, vedete qui, perché non è la funzione valore? Perché il valore di questa casella non è 3, perché intanto i valori sono tutti negativi, perché reward è sempre meno 1. Questo 3 è semplicemente l'azione ottimale da fare, no? Quella che ci interessava. E per facilitare la lettura, qui è stato stampato che cosa significa 3. 3 significa left, professore. E così. Sì? Professore, scusi, ah, ecco, adesso lo vedo, perché non vedevo niente di cambiato, continuavo a vedere. Ah, ok, probabilmente la connessione sta andando lenta. Voi altri invece vedete bene o anche voi avete questo delay? No, prof, a me nessun problema. Ok, allora forse è la tua connessione che va leggermente un po' a difettato, insomma. Adesso comunque tutto bene? Sì, adesso vedo gli 1, gli 0, eccetera. Ora funziona tutto. Ok, ora sto andando su e giù, lo vedi andare su e giù? Perfetto, Perfetto, adesso si muove. ok. Ok, allora niente, sono le azioni ottimali da fare. Questa è la funzione valore. Come vedete, la funzione valore così non si capisce molto bene, quindi quando la faccio reshaped sulla griglia è più chiara. Ed è quella che ci aspettiamo, no? Cioè ogni casellina viene messa alla distanza dalla uscita più vicina. Ok? È carino, no? Questa cosa. Con poche righe di codice risolvete questo problema, diciamo, relativamente facilmente. Vi faccio vedere come sia tutto. Volevo vedere se questo grid word env per caso gli si può mettere dentro un valore. Vediamo se c'è un help. Sì. Allora, vedete, questa classe c'ha che cosa? Dice qui. 6 su una griglia M per N, vedete? E il default, vedete, l'argomento che prende il costruttore è uno shape, che noi non gli abbiamo mai dato in questo caso, e di conseguenza il default è 4x4. Quindi io adesso proverei a dargli un altro numero, non so. Che gli diamo? 4, 6. Vi va bene?
Possiamo pure far più grande. Vai, proviamo. Pure tipo, che ne so, 16 per 18. Ti vedo fiducioso che non ce la Ci metto un faccio. po' troppo di tempo, un po' troppo tempo. Vediamo, vediamo. Dai, comunque è un giochino molto semplice, quindi secondo me ce la può ancora fare. Solo che la visualizzazione forse non sarà proprio il massimo. Vedete che qui sta ancora andando, eh? Forse abbiamo esagerato. Ecco, questo ci pone già di fronte a un problema. Ok, ha finito. Però avete visto sensibilmente quanto ci ha messo, ok? Quindi potete immaginare che, non so, se già gli metto una griglia 100%, io non sono sicuro che lo Sì. fa così in fretta. E detto fra noi, ragazzi, una griglia 100% non è che sia il problema del secolo, no? Cioè, Per un computer non è chissà che cosa sia alla Beh, fine. però noi stiamo facendo un'intelligenza artificiale che, voglio dire, se facciamo un'intelligenza artificiale che alla fine ci risolve giusto una griglia 4x4 o 10x10, che cioè facevamo altro, sfruttavamo meglio il nostro tempo, no? Imparavamo a usare un tornio allora, che è sicuramente è una cosa utilissima. Il punto è che invece voi sapete che queste tecniche funzionano anche su problemi, cioè sono le tecniche alla base della guida autonoma delle macchine o di cose anche più avanzate, insomma, del protein folding o di ricerche scientifiche al top in questi anni del successo e della notorietà, no? Quindi, insomma, capiamo che c'è tanta strada da fare. Questa tecnica così sicuramente non è quella che viene usata per guidare le macchine. Giustamente. Comunque, vedete, qui c'è la value function che come ci aspettiamo, messa in questo modo, non si capisce, bisogna vederla sulla griglia e anche la griglia non viene benissimo perché vedete comunque va a capo, però è quello che ci aspettiamo, insomma. La distanza di questo punto dall'uscita è 1, la distanza di questa casella dall'uscita è 2, quando vado tutto a destra la distanza è 15. Ovviamente questo 15, ah no, che è rettangolare, esatto, quindi questo 15 va per forza a quell'uscita lì e così via. Ok? Sì, scusi, prof, una domanda. Diciamo, per quello che abbiamo visto finora, almeno, il problema di questo è che per ogni mondo, quindi in base alle azioni che noi vogliamo mettere a disposizione, abbiamo bisogno di una classe preimpostata diversa. Cioè, quanto codice c'è sotto quel grid world environment? Cioè, che bisogna dire al computer che dalla casella Allora, 4-5 c'è puoi andare solo una sopra, una a destra, una a sinistra, una sotto. Cioè, quindi c'è del codice sotto. del codice, ovviamente, il codice intendi di questa classe qui, giusto? Sì. Ok, allora sì, questo diciamo rientra in un discorso che è giusto fare, diciamo, abbastanza evidente, però è giusto farlo per chiarire tutti questi termini. Noi stiamo studiando metodi per risolvere problemi di un certo tipo, i Markov Decision Process, ok? Questi Markov Decision Process appaiono sotto varie forme. In particolare, qui li stiamo vedendo sotto la forma del giochino. Questo è un giochino molto specifico, si chiama Grid World, e già il giochino Grid World può avere tante variazioni. Prima di tutto la dimensione. Ma ci sono dei grid world che in certe caselline fanno cose strane, no? Quindi quello già sarebbe una cosa diversa, una casellina in cui magari c'è il vento che vi sposta da una parte o da un'altra, quindi magari sempre deterministico, che però non è questo grid world qui. E potete immaginare altre cose di questo tipo, cosa può essere un labirinto con le caselline nere dove non ci puoi entrare, no? Quello che abbiamo visto, o anche cose più avanzate di tipo giochino che sono sempre processi decisionali di Markov. Vi rendete conto che gli algoritmi che stiamo studiando, il policy evaluation, il policy iteration, questo algoritmo qui, diciamo la policy iteration che è quella che comprende tutto, non dipende da queste cose, ok? Cioè l'algoritmo policy iteration è lo stesso, sia che usate questo grid world, sia che usate un labirinto, sia che usate un'altra cosa completamente diversa. Questo vi è chiaro, no?
Cioè, perché io sto immaginando un grid world degli scacchi, ma che il grid world, la classe grid world, deve avere tutte le possibili mosse e combinazioni all'interno dello scacco per dargli un punteggio, in questo modo. Esattamente. E deve avere la funzione reward, soprattutto, che negli scacchi è assolutamente non banale, questo è ancora un altro discorso. Però il punto è che una volta che tu c'hai un ambiente che puoi interrogare in questo modo, dov'è? Qui. Questo è il punto chiave. Un ambiente che fornisce un metodo P che restituisce per ogni stato S e per ogni azione A restituisce la probabilità di quello che può accadere dallo stato S facendo l'azione A, quindi vi restituisce il modello, le probabilità, no? Compreso non solo la probabilità, ma anche in che stato arrivi, che ricompensa ottieni e se è uno stato terminale. Che questo env sia il grid world o questo env siano gli scacchi o sia il Go, no, non importa. A questo punto, però, la domanda è: d'accordo, ma se io voglio fare questo algoritmo sugli scacchi, mi devo costruire l'env degli scacchi. Certo, devi costruirti l'env degli scacchi. Siccome questo problema, però, non ce l'hai solo tu, ce l'hanno tutti quelli che lavorano nel reinforcement learning. E che quindi si trovano in un certo momento della loro vita a dover interagire con degli ambienti e tutte queste persone, tutti noi, vogliamo usare il nostro tempo per programmare l'algoritmo di reinforcement learning, non per programmare l'ambiente scacchi. Capisci la differenza, no? L'ambiente scacchi va programmato, ovviamente. Per questo esistono quelli che si chiamano dei framework standard, degli ambienti, in senso, GIM è una libreria di ambienti, no? Fatta apposta per fornirti queste funzionalità. Quindi a un certo punto arriva qualcuno, nel caso di GIM OpenAI, che dice: siccome noi vogliamo che reinforcement learning si sviluppi e quindi voi programmatori di reinforcement learning non vogliamo che perdiate tempo a svilupparvi ciascuno l'ambiente che vi serve, che poi porta, bada bene, al fatto che io voglio fare reinforcement learning sugli scacchi, mi sviluppo il mio ambiente di scacchi. Ma poi quando tu lo vuoi fare, ti sviluppi il tuo ambiente di scacchi. E cioè veramente abbiamo perso tempo inutilmente, no? Invece no, c'è una persona che fa solo quello, OpenAI, Jim, che sviluppa gli ambienti di tutti i giochi che gli vengono in mente, tutti quelli che riesce a fare. Tutti questi ambienti importanti devono avere un'interfaccia delle funzionalità uguali tra i vari ambienti quando possibile, no? Perché in questo modo il codice che fai tu funziona sia sugli scacchi che sul grid world, e a quel punto tu sei contento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che codice c'è qui dietro? In realtà il codice è abbastanza semplice, dipende a che livello lo vuoi vedere, però lo vediamo. Vediamo prima di tutto l'import dov'era. È libenv, ok? Libenvironments. Nel modulo gridWorld c'è una classe che si chiama gridWorldEnv. Questo libenv, sapete la sintassi dell'import di Python, questo lib.env significa che ci sarà qui sotto, della directory da cui partiamo, una directory lib e dentro una directory env. Quindi andiamola a vedere. Quindi siamo qui. Reinforcement Learning Master. Qui dentro ci dovrebbe essere, abbiamo detto, lib, eccolo qui. Dentro lib dovrebbe esserci ems, eccolo. Qui dentro c'è una cosa che si chiama grid world, e vi faccio notare c'è anche un grid world ventoso, che appunto è un'altra cosa. Qui dentro grid world, non so se riuscite a distinguerlo, a leggerlo. So fare, sì, Oh, ok, così piccolo, però meglio. sì. Ok, adesso va bene. Così meglio, no? Allora, questa è la classe gridWorldEnv, no? Che è quella che importiamo. Come vedi, la struttura di questo file è molto semplice. Intanto importa delle cose da Jim. Ok, da qui importa discrete. Discrete è la superclasse
che verrà usata per il grid world per dire, guarda, grid world è un ambiente di tipo discreto, quindi alcune funzionalità vengono da lì. Ok? E infatti qui mettiamo come argomento la classe da cui ereditiamo, che è la classe di script-env, quindi qui ha importato un modulo, no? una serie di classi, da qui prendiamo la classe di script-env dentro di script. Okay? Quindi GridWord è un oggetto che eredita le proprietà di script-env. Poi qui c'è l'help che avevamo visto. E poi qui ti dice metadata, allora questa roba che vedi qui fa parte dello standard di GIM, cioè se tu vuoi programmare gli scacchi, dico gli scacchi perché abbiamo citato gli scacchi, ma qualunque cosa, tu vuoi programmare un ambiente di scacchi che funzioni dentro GIM, allora tu dovrai seguire il protocollo che GIM ha dettato per fare gli ambienti compatibili con la sua libreria, ok? E, a parte questo dettaglio, quindi poi andiamo a vedere sul sito di GIM se dicono qualche cosa in tal senso, quindi dovresti studiare che cos'è questo metadata, per esempio, però il resto, vedi che è abbastanza semplice, a parte qui catturare un'eccezione di un certo tipo, se gli dai uno shape argument che non è una lista, no? Qui lo shape deve essere o una lista o una tupla, se gli do shape uguale Pippo mi dice errore, e questo è il modo, diciamo, corretto, standard di catturare questo errore. E a questo punto il resto è tutto molto, diciamo, relativamente banale. Passa l'attributo shape, l'argomento shape che era stato dato, lo mette all'interno del costruttore in modo che possa venire usato. E adesso fa quanti stati? Beh, siccome è un mondo griglia, guarda per esempio questo, fa il prodotto delle due dimensioni, no? Se tu gli hai detto fa un mondo griglia 4x6, quanti stati c'ha? 4x6, 24. E il numero di azioni, siccome è un mondo griglia, è 4. Adesso, senza pensare agli scacchi, se tu volessi per esempio fare un mondo griglia in cui ti puoi muovere anche a sud-ovest, a nord-est, eccetera, cioè anche in diagonali, e qui cosa faresti? Scriveresti numero di azioni uguale a 8, no? E poi dovresti cambiare di conseguenza. Poi, questo max y e max x, come al solito, se si mettono dei nomi significativi, è molto chiaro che cosa significa. Che cos'è max y? È il valore massimo che da qualche parte useremo, che possiamo avere come y, no? Perché quando ci spostiamo in una direzione, in questo caso quando ci spostiamo a nord o a sud, a un certo punto sbattiamo, no? Contro la parete in basso o contro la parete in alto. E questo max y ci dirà quando abbiamo sbattuto contro la parete in basso, diciamo, da una delle due direzioni, no? La prima, la direzione a cui sbatti è della direzione data dall'indice 0. Se la griglia è 5x18, l'altra direzione in cui sbatti è il 5, no? Quindi shape di 0, il primo dei due numeri, e questo sarebbe 18 nel nostro esempio. Ok, va bene, qui si potrebbe guardare, però ti faccio notare che non è... Cioè, è già finito, qui l'ambiente è finito, eh? Adesso ci sono i metodi, questo metodo è il metodo render, che è quello che te lo disegna. Ok? Quindi anche qui, ci va un po', vedi, qui ti dice fai la X, fai la T, fai la O. Quella visualizzazione che si vedeva l'altra volta, no? Quando chiediamo di disegnarci la griglia, è fatta da questo. E è finita. Quindi, diciamo, questo io l'ho anche modificato un po' in alcune situazioni, è veramente molto semplice. Quindi è un bel ambiente GIM. L'unico rammarico che c'è di GIM è che non è più sviluppato. Per cui adesso è molto usato, per cui tutti ancora lo usano e quindi ci sono comunque tantissimi ambienti nuovi fatti da persone. E non mi meraviglierei se ci fossero anche gli scacchi con GIM, anche se non è un po' complicato. Comunque ne approfitto magari per farti vedere, per
farvi vedere il sito. Questo è il sito dove potete andare se avete queste curiosità su come funziona Gym. Vedete, questi sono gli ambienti che ci sono. Per esempio, c'è una suite di ambienti Atari. Questi sono tutti ambienti in Gym, ok? E sono cose che vedremo nel corso, insomma, questo tipo di ambienti. Magari diminuisco un po', se no non capisce niente. E qui, se volete, potete vedere la documentation, che è molto scarna, però vi dice come funziona, no? Come si installa, cosa sono gli ambienti. Vi fa l'esempio del cartpole, vi fa vedere un esempio di animazione. Vedete, qui vi spiega un pochino, vi dice, vedi, qui ci sarebbe done uguale true, insomma vi dice un attimino come funziona. Ci sono le osservazioni, che sono quelli che noi stiamo chiamando stati. C'è il metodo step, no? Quindi vi dice un pochino tutta questa cosa qui. Come vedete, qui c'è l'immagine classica del Sutton e Barton. Quindi, ad esempio, io adesso mi sto immaginando, avendo un mondo degli scacchi, per, mm-hmm. Per far imparare in maniera, diciamo, veloce, poi dipende dai tempi del calcolatore, a giocare a scacchi basta metterlo contro lo stesso algoritmo e a mano entrambi si rinforzeranno fino ad arrivare al livello massimo. Allora, qui è centrata una cosa. Gli scacchi non sono del tipo di ambiente che stiamo tecnicamente studiando noi, perché noi studiamo ambienti in cui l'ambiente non sta giocando contro di noi, no? L'ambiente fa le cose e risponde alle nostre azioni in maniera neutra, se vogliamo. Negli scacchi, invece, l'avversario giocherebbe contro di noi. In qualche modo è una situazione più difficile. Tu puoi dire, vabbè, l'avversario è l'ambiente, però, ripeto, l'ambiente normalmente non rema contro, mentre l'avversario cerca di fare in modo che quello che fai tu valga di meno. La cosa che tu hai detto, che noi possiamo far usare, considerare entrambi, per ciascun giocatore, per ciascun agente, consideriamo l'avversario l'ambiente. E ciascun agente, quindi anche il nostro avversario, gli facciamo usare come algoritmo per giocare lo stesso che useremo noi, cioè lo stesso algoritmo. Ok, quindi ciascuno gioca contro l'altro, ovviamente, mentre, diciamo, se il gioco è a somma zero, cosa succede? Che quando io ho una ricompensa di 4, vuol dire che l'avversario ha una ricompensa di meno 4, no? O meglio, se il valore di un mio stato, forse è più corretto dire, se il valore di un mio stato è 4, il valore di quello stesso stato per l'avversario deve essere meno 4, no? Questo intuitivamente è quello che significa somma zero, no? Ti torna. E negli scacchi, nel Go, in questo tipo di giochi è così, ok? Sì. Allora, se questa cosa è vera, cioè se il gioco è a somma zero, quello che tu cerchi di rendere massimo, no? Perché tu vuoi fare il massimo possibile di valore, il tuo avversario cosa farà? Cercherà di renderlo minimo. Ok, quindi questo crea un algoritmo che in un certo senso cosa fa? Tu scegli sempre il massimo, lui sceglie sempre il minimo. Tu scegli sempre il massimo, lui sceglie sempre il minimo e così via. Questo algoritmo si chiama minimax, se vuoi. E chiaramente questo algoritmo per funzionare ha bisogno del valore degli stati. Però quello che tu stai dicendo è che se io faccio questo algoritmo iterativo che sceglie le azioni a caso e ogni volta le migliora nel modo greedy, diciamo, le migliora in qualche modo, in questo caso che abbiamo studiato noi, l'unico per ora, in modo greedy, e faccio giocare i due giocatori uno contro l'altro, tu stai dicendo che questa roba alla fine insegna entrambi a giocare in maniera perfetta. Ok, questo è questa è la base dell'idea che c'è in questi algoritmi moderni, che sono esattamente quelli che fanno giocare che fanno imparare al computer a giocare a Go e anche a scacchi adesso e tanti altri giochi. E la base di questo concetto si chiama self-play,
cioè quello che tu hai descritto, il computer che gioca contro se stesso, la parola tecnica, se vuoi informarti su come funzionano queste cose, è self-play, ok? Cioè giocare da solo, contro se stesso. E sì, funziona, ma non con questo algoritmo banale. In particolare credo che con il miglioramento gridi non funzioni. Ok, bisogna fare un altro tipo di miglioramento. Questo mi dà un po' lo spunto per dirvi dove va a parare adesso il corso. Noi abbiamo appena detto che appunto noi facciamo la valutazione e il miglioramento e otteniamo quella che si chiama iterazione di policy, un algoritmo ben preciso. Ma adesso vi ho accennato che noi potremo fare una valutazione in un altro modo. Cioè io vi ho detto un modo per approssimare il valore della policy, giusto? Che è quello lì iterativo. Ma potremmo trovarne un altro. Andrebbe bene lo stesso, non è mica ci ha detto il dottore che dobbiamo usare proprio quell'algoritmo, no? A noi basta qualunque cosa che ci dia più o meno il valore della policy. E analogamente il miglioramento, io vi ho detto facciamolo così, facciamo l'azione che ci dà il valore maggiore, eccetera, eccetera. Ma anche questo, se voi, uno di voi arrivasse e mi dicesse, ma prof, secondo me anche questa cosa qui migliora, potremmo provare a fare quella cosa lì, no? E quello sarebbe un altro metodo di improvement. Bene, l'accoppiamento di un qualunque metodo di evaluation e un qualunque metodo di improvement, accoppiato sempre in questo ciclo di controllo, no? Che fa, li ripete all'infinito, quando facciamo una cosa del genere, capite che è sempre una cosa di iterazione di policy. Quindi si chiamerà sempre policy iteration, però siccome policy iteration significa proprio questi due algoritmi che vi ho descritto, se vogliamo dire che gli algoritmi sono due diversi, usiamo la parola generalize. Quindi quello che faremo adesso, cambieremo questi algoritmi e quindi faremo una famiglia di algoritmi che si chiamano sempre di tipo iterazione policy, ma generalizzati, perché usano valutazione e miglioramento un po' diversi. Ok? Beh, direi che forse è un buon punto per fermarsi. Ma invece per quanto riguarda il deep learning, è sempre questo il punto di vista? Quindi sempre... avere, diciamo, un ambiente dietro, compiere azioni e imparare dalle azioni, è sempre questo? Allora, intendevi forse deep reinforcement learning, non deep learning, ok? Se non conosco la differenza. Allora, deep learning è un altro corso. È un corso al CLEBA. Deep learning sono le cose che studiano le reti neurali, che sono, voi avete detto che adesso state facendo di nuovo in econometria la regressione, no? Sì. Giusto? E la regressione lineare, o avete detto anche non lineare? Ma stiamo facendo qualcosa di più sotto questo aspetto in data mining, dove stiamo facendo i KNN, stiamo facendo... Esatto, comunque il concetto qual è? Voi avete una scatola nera, diciamo, che è un modello in genere parametrico. Ora non so cosa hai detto al nearest neighborhood, no, quello non è... Sì, non è quello. Ok, quello intendevo. Pensate alla regressione, che forse è più vicina a quello che vi voglio dire. La regressione lineare è un modello parametrico. No? Cioè modello significa che voi fate l'ipotesi che i vostri dati siano descritti come da una serie di operazioni che nel caso del modello lineare sono solo cose lineari, chiamiamole W1 per X1 più W2 per X2 più facciamo un po' in generale, stiamo dicendo cose un po' così avanzate, voi avete fatto l'ipotesi che se voi avete un certo elemento descritto da n features, no? Queste x1, xn,
che caratterizza nel vostro elemento, il vostro dato, la vostra osservazione, e questo elemento voi ci misurate una quantità e la sua etichetta è Y di questo elemento, bene, voi ipotizzate che ci siano dei pesi, dei parametri, no? Tale che questa Y è proprio questo prodotto lineare. Essenzialmente questo, no? È la regressione lineare. E dopodiché il punto è quanto sono questi parametri? Ok, ti torna questo punto di vista per la regressione lineare? O... Sì. Bene, tu puoi immaginare che questa scelta di fare la funzione lineare è una scelta. Potresti sceglierla di fare quadratica. Potresti sceglierla di fare molto più complicata, così complicata che non voglio neanche startela a scrivere, non sarei in grado di scrivertela. Ok? Bene, le reti neurali sono una famiglia di questa tipologia di approssimatori molto complicata, il cui modo per scriverle così è impossibile, non si riescono a scrivere in questo modo. L'unico modo per scriverle è con quei disegnini che hai visto probabilmente spesso, che ti disegnano dei tondini astrati così, questi sono i nodi, i neuroni, no? E ti rappresentano la tua rete neurale in un modo tale che i pesi corrispondono a tutte le frecce che puoi fare tra questi tondini, quindi vedi, cioè, già così abbiamo 3x3 pesi, quindi già abbiamo 9 parametri, quindi avremo altri 3x3, quindi altri 9, quindi avremo 3x4, quindi altri 12 e così via. Quindi vedi, questo è un modello che facilmente, anche con un disegno così semplice, riesce ad avere tanti parametri. E imparare questi parametri è la parola learning, e la parola deep, in deep learning, significa che questi strati sono tanti, cioè che la rete neurale è profonda, perché... questo oggetto che è la rete neurale è una funzione che prende un input e un output. L'altra roba che sta dentro è una cosa nascosta, che è quella che ti dà la complessità dell'approssimatore, e più questa roba nascosta è tanta, cioè più sono gli strati in numero, più la rete si dice profonda. Quando tu dici faccio deep learning, studio deep learning, eccetera, studi questo tipo di approssimatori. Ok, quindi fai una regressione, ma non lineare. Una regressione molto non lineare. Bene, cosa c'entra questo con reinforcement learning? Beh, il reinforcement learning a volte lo trovate col prefisso deep prima. Cosa significa deep reinforcement learning? Significa facciamo reinforcement learning usando, indovinate un po', reti neurali profonde. Quindi deep reinforcement learning è l'unione di queste due cose, cioè fare reinforcement learning dove però le quantità che vogliamo stimare non sono stimate tramite tabelle come stiamo facendo adesso. Vedete, negli algoritmi abbiamo sempre parlato di tabelle, ma a un certo punto queste tabelle saranno troppo grandi, non potremo usarle. E allora diremo, ehi, deep learning, tu che sei molto bravo ad approssimare le cose, ci riesci ad approssimare queste tabelle? E se facciamo così, stiamo facendo deep reinforcement learning. Ok? Non so se ho risposto alla domanda. È anche il modo per compiere più velocemente dei calcoli che con il reinforcement learning non potremmo compiere in tempo, insomma. Se vuoi metterla così, però secondo me questa visione è un po' riduttiva, perché se tu vuoi fare con gli algoritmi che abbiamo appena visto gli scacchi, ci metti molte età dell'universo, per cui, capito, se tu lo descrivi come lo faccio con la rete neurale, così ci metto meno tempo, perché se no nell'altro modo non faccio in tempo, e comunque non rende l'idea della immensità della complessità del task che tu stai chiedendo di fare, capito? Cioè il numero di possibili stati negli scacchi è 10 alla 50, che non è il numero di atomi dell'universo e neanche ci si avvicina, ma è comunque un numero pazzesco. Il numero di stati possibili nel Go è 10 alla 150, che è mostruosamente di più del numero di atomi dell'universo. Per cui, capito, secondo me
Anche io all'inizio dicevo, si fa il deep reinforcement learning perché nell'altro modo ci vorrebbe troppo tempo in teoria. Adesso mi sono convinto che forse è meglio dire nell'altro modo è impossibile, cioè nell'altro modo non si può fare, non dovrebbe neanche essere permesso di pensarlo, di farlo nell'altro modo, ok? È un aspetto proprio teorico, ma che non si può fare. Però sì, diciamo, tecnicamente hai ragione, se uno avesse come tempo il tempo che serve, pari a tante vite di universi, e come risorse computazionali, la risorsa computazionale che serve, cioè pari a computer che hanno al loro interno tanta memoria quanta decine di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi il numero di atomi che ci sono nel nostro universo, allora con queste ipotesi assolutamente risibili, no? Cioè che non si fa fatica anche a dirle, con queste ipotesi allora sì, si potrebbe fare. Ok, comunque sì, diciamo, mi sembra che tu abbia l'idea chiara su questa cosa. Insomma, la rete neurale ci aiuta a approssimare problemi che, se invece noi volessimo farli in maniera esatta con le tabelle, non potremmo fare, perché in poco tempo e troppe risorse, come preferisci. Ti torna? Sì. Un'ultimissima domanda, proprio breve. Quanto aiuterà il computer a quanti in questi calcoli? In un futuro molto molto lontano, probabilmente. È una domandona. Allora, il computer quantistico, a parte che io non ne so nulla del computer quantistico, da quel che capisco cambia completamente il paradigma anche di programmazione. Quindi sì, no, quello potrebbe essere un salto notevole, però non credo, devo dire come ti rispondo, probabilmente sbaglio, ti posso giusto dare una mia impressione, da quel poco che ho capito non credo che risolverebbe questo tipo di problemi, ne risolverebbe tanti altri, però tipo vanificherebbe l'attuale stato dell'arte della crittografia, no? E questo l'hai sentito spesso, però credo ci siano già nuove tecniche di crittografia, semplicemente con chiavi più lunghe e tecniche diverse che meno si prestano a essere risolte facilmente dal computer quantistico, che risolvono il problema. Non penso che col computer quantistico il Go o anche solo gli scacchi si possano fare in maniera tabellare. Questo mi sento abbastanza sicuro, ecco. Ok, chiaro. Da quello che avevo letto qualcosa, non ci ho capito troppo, ma avevo letto come se il computer quantistico riuscisse ad analizzare 0,1 e 0,1 contemporaneamente come bit, poi non ci ho capito troppo, insomma. Sì, anch'io non ho le idee chiarissime. Magari sarà un corso degli anni prossimi, quando la cosa sarà un pochino più avanzata. Ok ragazzi, grazie mille, ci vediamo giovedì. Prof, una curiosità al volo. Dimmi. Per quei programmi di intelligenza artificiale che adesso stanno, insomma, spopolando sempre di più, avevo visto un po' di tempo fa un video che praticamente Amazon Web Services ha fatto in collaborazione con la NFL, quindi la Lega di football americano. Mm-hmm. Praticamente tramite appunto il video vedeva la probabilità che un ricevitore aveva di prendere la palla, diceva 6%, 20%. Quell'intelligenza artificiale lì, cioè, usa comunque queste tecniche o una cosa a parte? Sono tutte reti neurali queste cose. Ora, questa tecnica che voi state facendo, ragazzi, è una tecnica molto avanzata. Il reinforcement learning è una tecnica molto avanzata e molto moderna, ok? Queste cose che vedete di previsioni spesso sono semplicemente, lo metto tra virgolette, reti neurali, ok? La rete neurale è un predittore molto potente, quindi che facilmente ti dice una cosa del genere. Ripeto, non so questa cosa specifica che mi stai dicendo come possa essere implementata,
ma mi meraviglierei se ci fosse reinforcement learning sotto. Però è sempre utilizzare le reti neurali praticamente. Esatto, le reti neurali sono un modo per fare predizioni, un modo molto potente, se usato nel modo giusto. Nel reinforcement learning in particolare, quando si gioca contro se stessi o quando si cercano di risolvere questo tipo di problemi, serve fare predizioni, no? Perché vi ho detto già da tempo, stiamo stimando la funzione valore, stiamo stimando il valore di una coppia stato-azione. Stimare significa che io voglio predire quanto vale questa cosa. E questa cosa, una volta che non riesco a farlo in maniera esatta, perché non posso per vari motivi, la faccio con un approssimatore che è la rete neurale. Una rete neurale di qualche tipo. Quindi come uno strumento praticamente, la rete neurale che serve per... La rete neurale è uno strumento, sì, per fare tante cose, esatto. Ah, ok. Ok ragazzi, ci vediamo giovedì allora. Arrivederci prof, buona serata. Ciao anche a voi. Arrivederci.